la Clericus Cup nasce con diciamo, la finalità di promuovere lo sport nelle realtà religiose. Quindi questi ragazzi che studiano per diventare sacerdoti, attraverso l'attività della Clericus devono capire che attraverso lo sport si riesce a far crescere i ragazzi all'interno delle parrocchie e veicolare il messaggio cristiano e cattolico. Ci vuole un po' di sì, confusione, però anche di gioia, di anche pensare di se stesso un po' più come un bambino. What is this? This is the list of all of the cheers for the team. Okay. Yeah. They're awesome. And so we support them by wearing awesome costumes. Sempre l'aiuto di Dio. Lo abbiamo chiesto all'inizio di questa partita, lo stiamo a chiedere. Allora, Signore Gesù, ti ringrazio di questo momento, ma soprattutto voglio ringraziarti per l'amicizia che ci hai fatto avere con tutti noi, tra di noi, in questa edizione della Clericus Cup. Dopo ogni partita noi siamo fratelli e dopo ogni partita non ci importa di che squadra siamo stati, siamo tutti uniti, riuniti nella preghiera. Poi dopo la partita molto spesso andiamo alle lezioni con le stesse persone di ogni paese, di ogni razza. Siamo tutti uniti in una cosa che è molto più profonda che anche il calcio, e la fede che ci unisce. Un sacerdote non è soltanto quello che dice messa o fa la messa, come si dice tante volte, ma è soprattutto una persona normale che anche svolge una sua attività fisica, che forse si arrabbia, che grida, che sgrida gli altri, ma comunque che è un uomo, no? Un uomo chiamato a una vocazione molto molto alta, molto elevata, perché non è soltanto come un dottore che lo fa e tanto bene, no? Salvare il corpo, ma noi, no? Dobbiamo salvare l'anima. Importante questo messaggio, giochiamo in attacco la partita del Vangelo, che vuol dire tra l'altro che noi cristiani non dobbiamo essere soltanto in difesa, ma proporre quel nostro messaggio che non è altro che il Vangelo. Noi, molti di noi, come oggi giochiamo contro la Gregoriana, e molti di noi studiamo nella Gregoriana, e tanti dell'altra squadra sono amici di noi. Sì, è tutto molto amichevole, e alla fine con il terzo tempo, con la preghiera, sempre rimaniamo nel Signore.